Beer and Food Attraction, ci troviamo allo stand di Birra Peroni Nastro Azzurro e siamo in compagnia di un fedele cliente e partner, il maestro pizzaiolo Gino Sorbillo. Gino, benvenuto di nuovo sulle telecamere di orecatv.it. Grazie, grazie mille. Gino, perché qui a Beer and Food Attraction? Sono qui per una grande novità, la birra Nastro Azzurro non pastorizzata nel nuovo tank che monteremo nelle prossime aperture di Gino Sorbillo in Italia e nel mondo. Una birra leggermente più amara, una birra anche più corposa, una resa più alta, un sapore più deciso che rivoluzionerà ancora di più il mondo della birra e si abbinerà ancora di più alla pizza tradizionale, ma a tutti i piatti del Made in Italy nel mondo, fatti in Italia ma fatti anche ovunque nel mondo, sì. Gino, tu sei un fedele cliente e partner, come dicevo prima, di Birra Peroni Nastro Azzurro. Una domanda banale, perché? Perché io ho vissuto e vivo la birra nel mondo della pizza da quando ero bambino. La pizza napoletana, ma comunque la pizza, è sempre stata strettamente legata e collegata alla Peroni e alla Nastro Azzurro. Sono sempre stati due prodotti che si sono fusi tra di loro e mai separati. Chi conosce bene la storia della pizza napoletana, ma della pizza in generale, lo sa. Se facciamo salti nel passato, ci rendiamo conto che la pizza napoletana, quella della storia, quella che ha 300 anni di vita, è sempre stata abbinata al prodotto birra e al prodotto birra Peroni e birra Nastro Azzurro. Ultimamente la diffusione delle birre sembra un po' più una moda per cavalcare i tempi che sono cambiati. Qua la moda non c'è, qui la moda non c'è e fare quello che si è sempre fatto, cioè abbinare la birra autentica della pizza, ma comunque del cibo italiano a 360 gradi, ad un prodotto che nel nostro campo rappresenta la storia anche dell'Italia e anche poi di Napoli, che è famosa in tutto il mondo anche per la pizza napoletana. Tu parti da Napoli, ma hai aperto dei punti vendita, delle pizzerie in molti posti del mondo e sempre con la partnership di Birra Peroni Nastro Azzurro. In quali punti del mondo hai fissato le tue bandierine? Allora, fino ad ora abbiamo aperto a Miami, a Tokyo, a New York, e poi in Italia, poi c'è un'altra apertura nel Regno Unito che non posso ancora anticipare troppo, però abbiamo aperto a Genova, abbiamo aperto a Roma, a Milano vari punti, fra poco anche a Torino. E con le scelte che ho fatto, con l'abbinamento appunto pizza napoletana nostra della storia con Peroni Nastro Azzurro, riesco a non dovermi adoperare più di tanto per propormi, nel senso che parla l'abbinamento, parla il menù, parla l'unione di due prodotti tipici che hanno rappresentato e rappresentano l'Italia nel mondo. Quindi io col mio lavoro che prevede un'organizzazione, prevede un ragionamento, mi sento più sicuro nella scelta appunto di abbinare la birra Nastro Azzurro Peroni alle mie specialità, qualsiasi esse siano, perché questo prodotto l'ho sempre trovato accattivante e alla portata di ogni abbinamento portato sulle mie pizze, da quelle tradizionali a quelle più sofisticate, per finire poi a quelle gourmet che sono oramai un po' di moda, dove anche la Nastro Azzurro e quindi Peroni ci stanno a pennello. Quindi per me è un elemento imprescindibile ed è una certezza quello che facciamo collegato alla Nastro Azzurro. Anche nelle nuove aperture previste? Sì, 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 sì. Ecco, appunto, allora raccontiamo in breve quali sono le nuove aperture in previsione. Il 27 marzo nella Rinascente a Roma, al sesto piano, e entro aprile sicuramente, a via 20 settembre a Torino. E allora, amici, noi vi lasciamo andando a gustare finalmente la nuova birra a cui... Ecco qui, facciamo un brindisi e
Beh, la proviamo. Nel frattempo voi potrete poi trovarla non solo in tutte le pizzerie di Gino Sorbillo, ma in tanti altri punti vendita dove è mostrato il brand Nastro Azzurro. Grazie Gino!